Giuro che ve la vorrei far assaggiare, ma non ve lo potete nemmeno immaginare che cos'è sta roba, raga. Wanted to get it right, trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my... Signori, welcome back. Digest Us 1, 2. Lui l'avete visto su un altro dei miei video all'inizio del canale, e se non l'avete visto quel video io ve lo lascio qui sopra in descrizione, qua da qualche parte, e andatevelo a vedere ovviamente, ma dopo questo video. E tra parentesi, in quel video si parlava di pizza. In quel video si parlava di pizza. Oggi secondo episodio di Pizza Hunting. Secondo episodio di Pizza Hunting. Dove siamo, te lo lascio dire a te. Dove siamo? Visto che la pizzeria l'ha consigliata visto lui. Visto che la pizzeria ce l'ha detta lui, lo facciamo dire a lui. Allora, mi prendo questa incombenza. Siamo a Perugia, da Re Cornicione, pizzeria Re Cornicione, possiamo dire una delle pizzerie più premiate, una delle pizzerie più riconosciute, più premiate dell'Umbria, per 3 anni di fila tra le pizze eccellenti di 50 Top Pizza, quindi dovremmo andare quasi sul sicuro a livello di qualità. E niente, assaggeremo, conosceremo Alberto, abbiamo già conosciuto il proprietario Alberto, e assaggeremo la pizza. Dobbiamo dire anche un'altra cosa: noi siamo a caccia della pizza perfetta. Esattamente. Però la pizza perfetta potrebbe arrivare in qualsiasi episodio. Esatto. Però non lo diremo. Non lo diremo, e non è detto nemmeno che sia questa la pizza, esatto, perfetta. Esatto. Piccola diversità rispetto al primo episodio: non andiamo in giro a raccogliere pizze di qua e di là, ma siamo seduti al tavolo, mangiamo una pizza al piatto. Per cui andiamo a valutare anche questa tipologia. Oggi va detto anche totalmente diverso, perché l'altra volta abbiamo fatto pizza al taglio e tanto la macchina dietro che ci sua, lo posso dire sul video. L'altra volta abbiamo fatto cose totalmente diverse, perché abbiamo preso pizza al taglio, sì, e abbiamo preso una pizza romana alla pala romana. Oggi pizza napoletana al piatto. Sì, di stampo contemporaneo, mi dici? Sì, ok, sì. Quindi cornicione bello pronunciato. Ci aspettiamo una bella struttura. Addirittura si vocifera di cornicioni anche ripieni, adesso poi vedremo. Addirittura? Allora, sì, sì. Oggi regà, la vedo benissimo. Oggi siamo partiti, cioè diciamo che le aspettative sono alte, che un po' mi preoccupa, perché noi ogni volta partiamo con le aspettative alte, poi andiamo a finire sempre, però dai. Voglio essere fiducioso oggi. Sì, sì. Beh, per questo episodio la pizzeria l'ha consigliata Matteo. Sì. Ovviamente se qualcun altro di voi vuole partecipare ad un video, ha delle pizzerie da consigliare, lo può fare, e siete tutti ben accetti, ecco, mettiamola così. Esattamente. Oh, che dite? Andiamo a mangiare? La fame c'è, e io direi andiamo a assaggiare sta pizza. Andiamo, dai. Andiamo, dai. Ok, siamo qui con Alberto, ciao, titolare, buongiorno, e pizza chef di Re Cornicione. Siamo a Perugia, facciamo 2 chiacchiere con Alberto, ci spiegherà un po' come si organizza il lavoro, come prepara l'impasto e di cosa si tratta e cosa mangeremo oggi soprattutto. Quindi la cosa ovviamente più interessante è che tipo di impasto stai preparando. Allora, questo è un impasto diretto con una lunga lievitazione e lunga maturazione. Diciamo, l'impasto che stiamo preparando oggi verrà mangiato giovedì, quindi adesso gli facciamo fare una lievitazione, dopodiché gli faremo fare un'ulteriore maturazione, considerando che questo già è stato fatto ieri mattina l'impasto. Quindi ha lievitato a temperatura controllata per più o meno 24 ore, adesso lo stagliamo e dopodiché lo facciamo lievitare. E per giovedì sarà pronto da mangiare. Temperatura ambiente rimane adesso o di nuovo temperatura controllata? No, adesso temperatura ambiente. Temperatura facciamo ambiente. Lievitare un pochino, dopodiché lo faremo ulteriormente maturare e lo terremo poi a temperatura controllata fino a quando lo serviamo, insomma lo usiamo. Mi dicevi prima delle farine scelte, le farine che utilizzate. Sì, uso le farine del mulino quaglio della Petra, che mi piace molto questa cosa, che sia molto rustica e che all'interno si abbia... vede infatti dal colore, ma anche dall'odore, che purtroppo non potete sentire, ma da qui è eccezionale. Ha una percentuale di germe del grano abbastanza diciamo elevata, importante, quindi
come dicevi tu, si sprigiona un bel profumo. Mamma mia! Cuociamo in un forno elettrico di nuova generazione, diciamo sta più o meno all'interno del forno una novantina di secondi, un minuto e mezzo, e cuociamo intorno ai 420 gradi più o meno. Queste sono le temperature che... Non è un'altissima idratazione, immagino. No, usando una braccia tuffanti riesco ad aumentare l'idratazione. Sono intorno al 70%. Ah. E mi dicevi hai optato per un blend di farine, giusto? No? Sì, uso sia la Petra 1 che la Petra 3, che mi danno... mi trovo molto bene con questa tipologia di impasto e sto avendo soddisfazione, insomma. Senti, una domanda che sorge spontanea vedendo il nome della pizzeria, sai, insomma, ultimamente in questo periodo c'è tutta questa diatriba sul cornicione sì, cornicione no, cornicione pieno, cornicione alto, pizza a canotto. Ci puoi dire che tipologia di pizza una napoletana, una contemporanea? Che tipo allora, di la pizza? Nostra è una pizza napoletana. L'abbiamo chiamata ricornicione perché facciamo una pizza con il cornicione ripieno. E quindi ecco perché abbiamo giocato sul nome così, ricordando la napoletanità del prodotto. Perché comunque cornicione è un termine che si usa più che altro a Napoli. E quindi abbiamo deciso di chiamarla in questo modo. Faccio una pizza napoletana normale, però con tecniche diciamo moderne per quanto riguarda l'impasto. Che diametro siamo più o meno di pizza? Siamo intorno a 32-33 centimetri. Senti, mi dicevi anche che avete in menù dei impasti speciali particolari? Sì, quelli diciamo ogni tanto quando impazziamo e creiamo qualche impasto speciale, può essere al pomodoro, al nero di seppia, nel periodo che c'è la zucca lo facciamo alla zucca. Tipo per esempio abbiamo giocato con il periodo dell'Euro Chocolate e facciamo l'impasto al cacao amaro. E lo serviamo con condimenti salati, quindi non come dolce. Quindi giochiamo su contrasto questo... tra il dolce e il salato. Esatto. Qual è la tua sala, il tuo percorso, diciamo, lavorativo, se si può dire? Insomma. Come no? Allora, ho imparato a Napoli a fare le pizze e poi dopo mi sono trasferito qui in cerca di fortuna, diciamo. E poi dopo ci siamo trovati bene, è salita la mia famiglia e... siamo riusciti anche con il loro aiuto ad aprire diciamo questa pizzeria e adesso sono 7 anni che siamo aperti, quindi siamo contenti diciamo di come sta andando la situazione. Ricordiamo una cosa importante, per il terzo anno di fila sei stato confermato sulla tra le pizzerie eccellenti di 50 Top Pizza, quindi insomma un riconoscimento assolutamente importante per quanto riguarda la regione Umbria ovviamente. Ho belle aspettative, sì, posso dirlo? Sì. Posso c'è dirlo? Un bel sentore. C'è un bel sentore, esatto. Però bravo, sì, bravo. Forse è più corretto, c'è un bel sentore, sì. C'è una bella sensazione. Ricevo delle buone vibes. Esatto. Si può dire vibes? Belle vibrazioni. Quindi un sacco di cose interessanti. Come dicevo prima anche a Matteo, ho preferito far scegliere lui. Che quando fai scegliere direttamente il pizzaiolo, gli dai la libertà di darti la pizza che secondo lui è migliore. Secondo me esce fuori quello che è il cuore, quello che è la passione all'interno della pizza. Quindi ci aspettiamo ancora di più, perché questo dovrebbe essere il top di quello che lui sa. Cioè sì, quello perché che... mi metto nei panni della persona che prepara il cibo. È come quando ti chiedono a te in cucina, sceglie, fai quello che... Esatto, quando sceglie il cliente è come se un po' più inquisitoria come cosa. Invece quando ti danno la libertà di fare, allora lì ti puoi esprimere al 100%, allora lì viene fuori quello, cioè nel piatto si percepisce la creatività, la passione, capisci? Dicevo, notando il menù c'è una prevalenza di pizze rosse, no? Giusto? E le bianche sono poche e infatti assaggeremo, quanto ho capito, tre rosse, da quello che ho capito. Grazie, mettiamo poi in mezzo. Poi la famosa palla di riso. Palla di riso. Crocchette di patate che noi chiamiamo panzarotto, la frittatina di pasta e queste sono delle zeppoline alle alghe. L'Evere Mare, io la mamma napoletana signora, per cui conosco tutte queste cose qua. Grazie mille signora. Allora, prima che mangiate, aspettate perché... Questo, che ste? Forse come avrebbero detto loro, che ste? Che ste? Quello che vuoi, la frittatina, quello che vuoi. Allora, la palla di riso non dovrebbe avere formaggio dentro, è fatta napoletana. Questo in teoria... La fetta potrebbe esserci la provola dentro. Questa, vabbè, però tutto l'impasto, prosciutto. C'è il prezzemolo, pecorino.
e quant'altro, okay. Però le altre ve le faccio con la forchetta. La frittatina, classica frittatina, perché besciamella, piselli, pancetta, buona, fatta col bucatino, mamma per mia, cui tradizionalissima. Tradizionalissima. Questa è la zeppola con l'evere mare, come dicono a Napoli, per cui con le alghe, okay, pasta cresciuta con le alghe dentro. È e questo. E la palla di riso, vabbè, vi spacco anche questa e poi questa dovrebbe essere fatta col sugo, sì, è il sugo. Tanta roba. Sugo, carne, piselli e via. E niente. Va bene ragazzi. Detto ciò, faremo questo sacrificio, come detto sempre. Ciò, lo facciamo sempre per loro, no? Non è che stona all'interno di Pizza Hunting, va in pizzeria, tipo, certo, con i frittini. No, ci stanno tutti, assolutamente. Prepariamo lo stomaco a quella che sarà la pizza. Esatto. Apriamo lo stomaco, vai. Apriamo le danze. Io so solo il tempolino. Va bene, questo sto facendo io. Allora ragazzi, cin allora. Cin. È l'impasto della pizza, per cui è una cosa molto particolare di come uno stesso impasto cotto nel forno e fritto cioè cambi completamente la percezione. Certo. Sembra quasi che ti stai mangiando un'altra cosa. Ma senti l'odore che c'è? L'odore è lo stesso che sentivo mentre impastava, dovuto alla farina che utilizza, insomma, ci ha spiegato. Raga, 1000 punti a favore, perché tutto si sente che è tutto fatto in casa. Prova affumicata, besciamella, piselli, carne macinata, rigorosamente passata in pastella. Stiamo parlando di fritti e raga, la carta è praticamente asciutta, per cui roba di alto livello. Top veramente, top veramente. Ah, non ti va? Questi c'è, ma non ti va veramente. Fritti andati, direi che non c'era qualcosa, insomma, che non andava tutto bene. Anzi direi che erano... Ci teneva a farsi di assaggiare, evidentemente, perché non... C'era un motivo, insomma, esatto. E il motivo era benché valido, perché erano top, assolutamente top. Esatto. Frittatina di pasta, penso, tra tutte e tre è quella che abbiamo preferito, a livello veramente superiore a tutto. Poi alla fine è gusto personale. Ah, certo. Comunque il resto non è che era cattivo. Oh, vediamo le pizze, che siamo qua per quello, quindi... Esattamente, per cui... Io vorrei una pizza rossina, l'avrei presa oggi, raga. E dai, e avanti. No, manco la rossina, la pizza de Foys. Mai più. Gioia. Ci ho messo una settimana per digerirla. Mamma mia, quel giorno siamo stati malissimo, Giovanni. Cioè, veramente, c'è di pagare pure mediche. Oh. Grazie. E la ricco di Lucione. Bene. Bellissima. Grazie, bellissima. Mille, grazie. È bellissima, raga, a vederla è bellissima. Fammi del cornicione ripieno. Aiuto, forchetta, dovresti... Voglio del cornicione ripieno. Guardate, ripieno dentro, ripieno con... Vai Luca. Spuma di ricotta. Stira così. Spuma di ricotta. Non possiamo parlare di struttura, perché essendoci il cornicione ripieno, però... Niente alveolatura. Niente alveolatura in questo caso. Quindi faremo questo test. Siamo su un gran livello. Assaggiata il cornicione anche. Di solito lo chef è sempre critico, invece ma l'ho visto proprio dalla faccia, quando è partito l'ho visto proprio dalla faccia. Come sapete, sono un super amante del pomodoro, super amante del pomodoro. E questo un pomodoro di altissima qualità, bello condito, come dicevo anche nel video precedente. Mi piace sentire che è condito, che è sale, che ha l'olio extravergine, due cose che sento. L'impasto fa paura. L'impasto scioglievole, bordo croccante e la base è scioglievolissima. E una cosa sul condimento voglio aggiungere, vediamo se me la confermi. C'è una parte di basilico messa in cottura, beh, giusto? Sotto la mozzarella per non farlo, sì, bruciare. E la parte poi invece basilico fresco messo sopra in uscita. Giusta osservazione. Giusta osservazione. Buonissima. Comunque. Siamo partiti benissimo. Molto molto bene. Benissimo. Let's go. Allora, diciamo che è problematica, perché quando tu la mangi con le mani, ecco, fai. Ti fai un impiastro del genere, perché però raga è una goduria. Cioè è una goduria. Mette questa inquadratura e sicuramente schifo. È una goduria. È incredibile, ragazzi, come del buon cibo posso farti venire il buon umore. Bravo. Io te lo giuro, io ovviamente vivendo per il cibo e avendo un amore
spassionato e incondizionato per tutto quello che riguarda il cibo. Quando mangio qualcosa di buono mi svolta la giornata, te lo giuro. Cambia l'umore da così. Ah, io subito. Allora, raga. Questo è il ripieno che... Mi fa una ripresa a food porn. Di guarda qua, non a me però. Allora, qua. Lo chef è food porn. Lo chef è lui proprio, eccolo là. Ci chiudono il canale, chef. Se lo chiudono il canale stavolta. Mamma che fatto. Eccola, eccola. Ok. Prima pizza è andata. I voti alla fine è partito altissimo, quindi non sappiamo se adesso andrà ancora più su o più giù con le prossime, perché la prima era veramente una bomba. Io penso che più su di questa è tosta. Diciamo che ci ha consigliato una dinamica anche che è molto buona, molto corretta, in modo che ogni pizza che arriva te la mangi calda. Bravo, te la gusti. Che se arriviamo tutti e tre assieme poi magari a dividercele diventa più complicato. Ha fatto una gran cosa, sì, è sì. Vero. Oh, questa è la provolella. Grazie caro. Grazie mille. Grazie a voi. Bellissimo pure questo. Questa, come vi dicevo, è con un pomodoro saltato in padella, quindi un pomodoro Roma, fatto un pochino restringere, e con la provola di fior di latte. Ok. Perfetto. Fantastico, grazie caro, grazie. Mamma, senti odore. C'è un profumo che è una cosa incredibile. Senti odore, ciao. Allora, mi dispiace che una cosa, che ovviamente ce la tagliate perché dobbiamo assaggiarla. Abbiamo perso un po', abbiamo perso un po', vediamo se riesco a recuperarla. Allora, come struttura siamo messi molto bene, molto bene. Cornicione bello vuoto, bello alveolato. Alveolato, nonostante, come ci ha spiegato all'inizio, non si tratta di una biga o di un prefermento, ma è un impasto diretto. Pasto diretto. Pasto diretto, però insomma, per essere un impasto diretto, discreta struttura e alveolatura. Sì, dipende sempre come lavori in macchina, no? Come fare comunque, usare un pulisce, usare una biga, però dipende come lavori in macchina, fino a che punto porti l'impasto, ti crei la maglia in macchina e poi gestisci la lievitazione. Se hai anche una buona mano nella stesura, portando l'aria al cornicione, automaticamente hai un risultato che è ottimale, ecco, insomma, mettiamola così. Oh! Che dobbiamo fare? Yeah. Ma noi che dobbiamo fare? Faremo un test. Giuro che ve la vorrei assaggiare, ma non ve lo potete nemmeno immaginare che cos'è sta roba, raga. È un trucchetto che mi ha insegnato un mio trucchetto furbo, come farebbe Benedetta Rossi. È un trucchetto che mi ha insegnato un mio carissimo amico pizzaiolo, che saluto, Luciano. Ciao Lucio. Questo è un trucchetto per mangiare la pizza napoletana. Si apre il cornicione così. Si arrotola. Di involtino di pizza. Si arrotola. Si arrotola la pizza nel cornicione. E si mangia pomodoro top, pomodoro, qualità degli ingredienti è assurda, diciamo, l'abbiamo sentita dalla prima, ma questa è veramente pure proprio molto molto alti di livello, sì. Molto alti. No, io personalmente sto rivalutando il basilico in cottura, che è una cosa che io non faccio mai, ma per principio preso, per partito preso, non perché lo abbia mai assaggiato, mi è sempre stato detto che andava messo dopo. In realtà al suo perché. Il basilico in cottura, al suo perché. Guarda, io sono un così grande amante del basilico che come me lo dai? In qualsiasi forma, in qualsiasi modo. Sì. Ci scioglie in bocca. Leggero anche, soprattutto. E bravo Matteo. E bravo Matteo che ci ha portato qua oggi. Ma secondo voi, Matteo, è il fratello minore o è il fratello maggiore? Vediamo. Scrivetelo, ce l'ho qua sotto nei commenti. Vediamo. Diamo già le risposte. Vediamo. Perché sai le risposte. Questa è in pratica una margherita, poi dopo ci aggiunto il pomodorino giallo della piana del Sele e il pomodorino del Pienalto, e poi dopo sopra c'è una grattugiata di pecorino bagnolese. Fantastico, grazie. 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 Non taglio, Terza e ultima pizza. Thank you.
interessante l'accostamento anche dei pomodori, sì, in direzione del pomodoro, sì, e poi sì, il pecorino gli dà quello, la spinta in più. Ci sono dei picchi di dolcezza e acidità, un po' di salatino del pecorino, ragazzi, bomba. È una felicità in bocca, è una festa in bocca. Sì, è proprio un'esplosione dei sapori quando sì, la tenti. Ci ha portato tre pizze semplici, però ragazzi, nella loro semplicità, scusate il gioco di parole, nella loro semplicità erano anche molto complesse. Vero, vero. A livello di sapori, a livello di... Soprattutto pizze simili, comunque base rossa, pomodori, però tutte e tre avevano la loro personalità e dei sapori diversi, quindi non erano uguali. Bravo, bravo Matteo. Bravo Matteo. È stata un'escalation comunque, pensavamo di essere partiti così forti. Dici, in più di quello non può andare, invece è salita ancora. Clamorosa sta cosa. Come sta andando? Tutto bene? Finché non ci senti parlare vuol dire che proprio siamo una pazza talmente piena. È stata, come stavo dicendo, è stata un'escalation. Eh sì, ho fatto quella un po' più delicata fino ad arrivare a quella lì un po' più. Ma proprio de valore de pizza. Cioè pensiamo, la prima abbiamo detto vabbè, mo ormai sta al top, più di questo non. E invece è stata ancora più su. Guarda, io faccio il cuoco, per cui anch'io lavoro molto con accostamenti, con abbinamenti, queste cose qua. Questa nella sua semplicità invece in realtà è molto complessa. Sì. Perché c'è tutta una tavolozza di sapori che è molto complicata. Sì, perché ci abbiamo la dolcezza, acidità del pomodoro del pennolo, poi dopo c'è la dolcezza del pomodorino giallo. Il pomodoro che comunque usiamo è un pomodoro particolare, anche se è un pomodoro ruma, non si ammazzano dopo, ma di alta qualità. Quindi comunque ci sono tutte quelle piccole sfumature che poi dopo vengono, diciamo, accentuate dal pecorino. Io ti faccio i miei più grandi complimenti, perché grazie, si sente che dietro c'è lo studio. Grazie mille. E una bocca che sa, grazie, quello che fa. Grazie a te. Non facciamo nomi, però nel corso del tempo pizzerie che sono diventate famose anche per il loro, soprattutto anche magari nei social, in internet, per la loro stravaganza. Grazie mille, certo. Grazie per la loro stravaganza, perché le pizze strane con milioni di cose sopra o super arlecchinate. Però raga, la pizza è un cibo del popolo, ragazzi. Esatto. Per cui due, tre ingredienti di altissima qualità messi assieme nella maniera giusta e hai un risultato che secondo me va anche sopra a tutte quelle che sono le pizze. E magari poi penso come vale un po' per tutti i piatti, no? Tu mi insegni che bastano due o tre ingredienti semplici, esatto, e fa un piatto eccezionale, esatto, senza bisogno di fare veramente cose. Esatto. Diciamo che nella società in cui viviamo oggi, io penso che a livello... Grazie. A livello culinario bisognerebbe un po' riscoprire quelle che sono le origini, insomma. Certo. Parlo nostre, da italiani, perché abbiamo un bagaglio che fa paura. Nel corso del tempo con la società, che seguendo le mode, anche la cucina ha avuto la tendenza ad andare un po' fuori dalle linee. Un po' oltre, diciamo. Esatto. C'è molto, parlo della pizza, ma come dici tu, vale un po' per tutto, la tendenza a estremizzare un po', esatto, tanto, bravo, tutto adesso, non esasperare molto le cose. In realtà, ecco, abbiamo riscoperto oggi che a volte le cose semplici, ma fatte bene, valgono ancora molto di più. Molto di più, esatto. Te ci vorrebbe adesso. Non so cosa stai per dire, ho quasi paura. Bella fetta di pane calda. Penso qua anche semplicemente un po' del pasto, esatto, fritto. Certo, ovviamente, perché sennò fa troppo di cibo. È arrivato un altro ospite nel frattempo, il nostro Riccardino. Sono un po' uguali, esassamieno, no? Oltre al caffè ci hanno portato quello che è qualcosa di meraviglioso. Scusatemi, eccezionale. È qualcosa di... fantasmagorico, paradisiaco. No. Noi c'eravamo opposti, ha insistito, sì, per sì, portare, noi abbiamo detto no. Questo è come con Lorenzo l'altra volta. C'è stata quasi una discussione accesa, sì, e alla fine abbiamo, perché poi la stazza, quindi... di Alberto ci ha convinto. Lasciatemi, voglio morire qui. Lasciatemi qui. Seppellitemi qui, voglio morire così. Seppellitemi qua dentro sta pizzeria, raga. Scusate. Scusate, ma io indugio. Hanno vinto. L'esplosione del babà in bocca. Come abbiamo detto, la pizza perfetta potrebbe arrivare in qualsiasi episodio.
quindi scoprirete quella che per noi è la pizza perfetta alla fine della stagione. Esatto. Chi lo sa, forse neanche a fine della stagione. No, non la scopriranno mai. Se ci sarà bisogno di un'altra stagione per cercare la pizza perfetta, aspetteremo la prossima stagione. Faremo un'altra stagione. Diciamo che siamo sulla buona strada oggi, siamo stati rispetto a alcune cose che abbiamo visto nella prima puntata. Oggi siamo. Oggi è una giornata meravigliosa. Oggi è stata meravigliosa. Oggi, ecco. Io personalmente mi sono coccolato oggi. Cioè, per me è stata. Dopo un primo episodio dove siamo stati veramente in difficoltà. Siamo partiti in salita, ecco, diciamola, mettiamola così. Sì. Oggi invece siamo andati veramente su un tappeto di rose proprio, dove siamo stati. È andata benissimo, però come dice lo chef, nulla è deciso, come disse qualcuno famoso. Il nostro voto può ribaltare com'era. No, quello è un altro tizio, quella è un'altra trasmissione, raga. Detto questo, dalla città della domenica e da Perugia andiamo a fare le valutazioni. Perché esatto. Vanno fatte delle valutazioni serie su quello che è stato. Io intanto, raga, c'ho tipo l'erba qua in mezzo. Se qualcuno si è perso la prima puntata di Pizza Hunting, andiamo a ridire quali sono i nostri punti di valutazione. Allora, il primo, l'impasto. Che merda, glielo facciamo di a lui che no. Era pronto però, eh? Però il primo l'impasto, è l'impasto, la struttura e qualità dell'impasto. Secondo? Azzo, il topping, il condimento? No. Bravo, dai, va bene, qualità e quantità degli ingredienti. Bravo. Okay. Il terzo il conto, il prezzo, bravissimo. Quarto. E il quarto il servizio. Grande. Allora, partiamo dal primo punto di valutazione, come abbiamo appena detto, impasto, struttura dell'impasto e qualità dell'impasto. Raga, qua parliamo di una pizza di altissimo livello, veramente. Nonostante stiamo parlando di un impasto diretto, anche se ultimamente vanno di moda tutti questi prefermenti, questo è un impasto diretto di altissima qualità e ricordiamo che la pizza napoletana originale viene fatta da impasto diretto. Comunque, detto questo, io mi sento di dare diretto, così sparato, un bel 9 a quello che riguarda l'impasto. Potrete aver visto anche dalle immagini che la struttura dell'impasto era fantastica, alveolatura stupenda, ma in bocca, raga, era fragrante e scioglievole, una cosa incredibile. Io te lo faccio, tra l'altro, dei commenti a te. Mi associo a ciò che diceva lo chef, interessante soprattutto il contrasto fra il cornicione con qualche brusnocchiatura gradevole, quindi un po' croccante, fragrante, e la base invece molto scioglievole, molto fine, molto leggera, gran sapore. Tra l'altro Alberto ci ha spiegato le farine che utilizza, e dobbiamo dargli ragione, ciò che aveva detto, che aveva scelto queste farine per ottenere dei sapori un po' più rustici e degli odori un pochettino più forti, e insomma si ritrova tutto poi assaggiando la pizza. Scelte azzeccate. Assolutamente sì. Molto. 9 pure per te, immagino. Sì, assolutamente. 9 pure per me, raga, e non aggiungo altro a quello che hanno detto loro, perché sicuramente a livello tecnico è altissimo, veramente altissimo. Sì. E io passo direttamente, dando anche un 9 io, quindi 3-9 proprio pieni, strapieni e strameritati. Io andrei direttamente al secondo punto di valutazione, che è quello del condimento. Prima di dire quello, però, lasciatemelo dire, raga, se capitate lì. Adesso lo chef dissentirà da quello che sto per dire, perché comincerà a rompere il cazzo. Ma questa è Pizza Hunting, cioè la pizza. Raga, ci stanno dei fritti. Va fuori via, però glielo lascio fare, glielo concedo. Raga, ci stanno dei fritti. Se capitate da quelle parti, andate in quella pizzeria e prendetevi la pizza, perché per carità è una pizza mostruosa e spaventosa. Ma ordinate i fritti, perché ci sta. I fritti sono qualcosa di. Ok. Ci siamo capiti, l'ha no? L'ha presa da me sta cosa, che si avvicina alla telecamera, ormai. Io copio lo chef ormai. E la frittatina di pasta era qualcosa. Comunque mi associo completamente a Luca, perché i fritti fatti in casa in quella maniera lì sono qualcosa di stratosferico. Un'esperienza da provare. Assolutamente, però chiudo il fatto, insomma, non erano punto di valutazione, esatto. Però andava detto. Hai fatto benissimo. Ciò che va detto, dai. La pizza, i condimenti, secondo punto di valutazione, io parto io e gli darei un bel 9 anche qui. Bravo. Proprio pieno, perché bravo. C'era la qualità degli ingredienti che era bravo. Elevata, ma proprio straelevata, e si sentivano tutti sulla pizza. Esatto. Erano tre pizze molto, potevano sembrare molto semplici.
Sì. Invece nella loro semplicità, gli pochi ingredienti che c'erano al loro interno erano stati assemblati con grandissima maestria. Per cui qualità altissima degli ingredienti, assemblati con grande maestria, sono venuti fuori dei capolavori. Dei capolavori, veramente delle opere d'arte. In bocca era una festa, ecco. Sì, possiamo aggiungere, se lo chef sarà d'accordo con me, che cosa che io ho gradito molto, insomma, è il non voler per forza esagerare con gli ingredienti, no? Chi come me è appassionato di pizza l'ha notato negli ultimi periodi, insomma, ovviamente con l'esposizione mediatica molto alta delle pizze, dei pizzaioli. Bravo. C'è questa tendenza a caricare le pizze con dei topping molto abbondanti di ingredienti, molto saporiti, molto particolari, sempre più strani, no? Faccio quasi la gara a chi mette cose più strane sulla pizza. Alberto ha fatto una scelta, una politica, una strategia, secondo me, che condivido, di utilizzare degli ingredienti semplici, pochi ingredienti, abbinati secondo me una ricerca, un vero e proprio studio che c'è dietro, e senza mai esagerare, senza mai strafare. Come diceva lo chef, le pizze che ci ha portato sono pizze che potevano sembrare anche simili fra di loro, ma avevano ognuna, come ho detto anche nel video, una sua personalità, un suo carattere. E insomma riusciva, in questo modo riesce a valorizzare quello che è l'impasto, no? Perché ovviamente è molto sicuro del suo lavoro e della qualità del suo impasto, che emerge quando mangi la pizza e non viene coperta magari da un carico eccessivo di ingredienti. Quindi complimenti anche per questo ad Alberto. Vivissimi complimenti. Altra piccola postilla, abbiamo fatto proprio per questo la scelta di lasciare a lui la decisione delle pizze, esatto, da offrirci, proprio per dargli la libertà e che si sentisse a suo agio nell'offrirci la pizza che per lui era migliore. Ecco, insomma, piccola trafiletta. Prima di passare al terzo e al penultimo punto di valutazione, io specificherei che noi Alberto non lo conoscevamo. Esatto, non è, cioè, ricordiamo che non è una marchettata, raga, non c'era niente di organizzato. Raga, voi sapete che noi le marchette non le facciamo, provate a chiedere la pizza Mancini, quello de Foligno, e a Officine Bartolini, no, io li faccio i nomi perché quando c'è stato da fare le critiche noi l'abbiamo sempre fatte, quindi va sicuro che se vi dico che quello era buono, sì, è perché proprio era... Ricordiamo che sono sempre valutazioni personali, assolutamente, che cioè quello che per noi non è buono, magari per qualcun altro è eccezionale. Diciamo che questo è quello che vale per noi, per noi che, esatto, abbiamo assaggiato, non è una valutazione assoluta, ecco, esattamente. Passiamo al penultimo punto di valutazione, che è il prezzo. Esatto, il nostro terzo punto di valutazione è il prezzo. Allora, ce la faranno i nostri eroi, c'è un po' di venticello. Eccolo qui. Allora, 64,50 euro, ragazzi, la bellezza di quattro tipologie di fritti differenti, tre pizze, praticamente una pizza a testa, due bottiglie d'acqua gasata, due birre, tre caffè, il dolce ce l'ho offerto. Ragazzi, stiamo parlando di circa 21,50 euro a testa. Sì, 21,50 euro a testa. Cioè, di cosa stiamo parlando, raga? 21,50 euro. Io non aggiungo troppe cose, dico 9 direttamente pure con quel. Cioè, non abbiamo speso niente. Non c'è tanto da... Per quella che è la qualità. Aveva fatto un'osservazione a telecamere spente prima Matteo, sì, dicendo che... Vai, ricordamelo. Dire. Del fatto che ho mangiato pizze peggiori a prezzi superiori, specialmente dalle mie parti, che non dirò dov'è, però cioè, ultimamente sono lievitati tantissimi prezzi e spesso questo non corrisponde a qualità. Invece qui tutto il lavoro che c'è dietro, la ricerca degli ingredienti, tutti di altissimo livello, il servizio di cui poi parleremo, qualitativamente eccellente, quindi diciamo che 20 euro a testa, veramente fritti, più pizza, più birra, più bevande, più caffè, più coperto, ragazzi, c'è tutto. Di meno è impossibile che tu spendi per mangiare qualcosa di commestibile. Esatto, no, fantastico. Poi di qualitativamente elevato come questo è praticamente impossibile. Assolutamente. Quindi, assolutamente approvato dai Gestase, se capitate qui. Via delle Sette Valli, poi ve lo linko qua sotto, comunque la via esatta, il numero civico esatto. Anche se volete il pesce, abbiamo. E anche se volete il pesce, perché giustamente ci ha fatto notare prima Alberto, e ci teneva tantissimo a dirlo, che da poco tempo hanno inserito anche i primi, anche la cucina, hanno uno chef, e quindi non avete scusanti, perché se non volete la pizza, se capitate da quelle parti e non volete la pizza, loro hanno anche uno chef e cucinano anche dei piatti. Una piccola scelta di antipasti, una piccola scelta, primi, certo, esattamente. Quindi, raga, non ci avete scusanti per non capitare lì da Alberto, lì a Re Cornicione. Quarto e ultimo punto di valutazione. Che? Vabbè. Il servizio. Il servizio, chef, parti tu col servizio. Sì, guarda, ma mi sento direttamente di dare un 8 perché... Proprio ormai siamo dai voti, diamo direttamente un 10. Ma sì, un servizio...
quasi familiare. Esatto. Ecco, lo percepivo quell'aria lì, quasi di essere a casa loro, di essere in famiglia, per cui la mamma, lui, molto cordiali, molto gentili, sorridenti, non ci hanno fatto mancare nulla, per cui un servizio molto piacevole. Educatissimo. E poi metto in risalto pure sta cosa, perché non è sempre scontato, lo chef lo sa quando viene con noi, cioè quando andiamo a fare video, sì, insieme. E quando vai in un posto e dici vorremmo fare un video insomma per YouTube, trovi quello che... C'è anche chi storge il naso, ecco. Il naso. Invece devo dire che Alberto è stato veramente educatissimo, sempre stato, ci ha raccontato una breve storia di come lavora, insomma, del posto, e non è scontatissimo, insomma, quindi veramente lo ringrazio, tra l'altro lo ringrazio, sì, Alberto, sì, perché sì, è stato numero uno, grande Albi, è stato veramente gentile, educato, e quindi come faccio, non dagli meno di 9 pure qua, cioè, non posso, da meno di 9 oggi non esiste il voto per Alberto. Io penso che sei d'accordo pure tu. Sono d'accordo, è un ragazzo veramente disponibile, educato, simpatico, molto umile anche, sì. E soprattutto ha fatto una cosa che non tutti i pizzaioli fanno, ci ha svelato parecchi trucchi sul suo impasto, al quale giustamente molti sono magari un po' gelosi, molti sono, invece lui, certo, è stato molto aperto, ha avuto anche il piacere, io prima di cominciare a montare il video, a registrare il video, di vederlo lavorare all'opera, quindi insomma anche questo non è una cosa assolutamente scontata per molti professionisti, magari è una cosa della quale sono un po' gelosi e poco resti a concedersi, insomma. Detto questo, cioè, io penso che la possiamo anche chiudere. Non scoprirete mai qual è la pizza perfetta. Vabbè, non gli dico, sì, perché sennò sembra che non lo sapranno mai. No, non è vero. No, lo saprete. Però la strada è ancora lunga. Lo saprete, la strada è lunga, e probabilmente prossimamente ci vedrete anche fuori dalla nostra comfort zone, che è l'Umbria. Esatto. Quindi, vabbè, lo diciamo, che probabilmente saremo anche a Roma, a Napoli. Assolutamente, in altre zone. Assolutamente. E soprattutto, ragazzi, se questa serie vi sta piacendo, esatto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Bravo. E attivare tutte le notifiche. Ogni qualvolta verrà fuori un episodio di Pizza Hunting, cling, esatto, notifica, si apre la notifica e si va a guardare il video di Pizza Hunting. E non dimenticate di mettere un mi piace anche, insomma, ovviamente, al video, dallo chef Elia, dal buon Matteo, da Luca, da Gestas, da Perugia qua dietro alle spalle, dalla città della Domenica. Ringraziamo di nuovo Alberto e Re Cornicione. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Eccola.